In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Episodio ottavo. Il carisma della profezia. Fu in quel tempo che l'uomo di Dio incominciò ad essere anche dotato di spirito profetico, a predire il futuro e a svelare ai presenti ciò che avveniva a distanza. Secondo la consuetudine monastica, quando i fratelli uscivano per qualche commissione, non dovevano bere né mangiare assolutamente nulla fuori del monastero. Questo punto della regola era scrupolosamente osservato. Un giorno alcuni monaci uscirono per una commissione e furono costretti a fermarsi fuori fino a tarda ora. Poiché nelle vicinanze abitava una pia donna che essi conoscevano, entrarono da lei e presero cibo. Ritornati molto tardi in monastero, come era d'uso, chiesero la benedizione al padre. Questi subito domandò loro: «Dove avete mangiato?» Risposero: «In nessun posto». Ma egli: «Perché mentite così? Non siete forse entrati in casa di quella tale? Non avete mangiato questo e quello? Non avete bevuto tanti bicchieri?» Vedendo che il venerabile padre sapeva dire loro chi era la donna che li aveva ospitati, quali cibi avevano mangiato e quanti bicchieri avevano bevuto, esattamente tutto quello che avevano fatto, caddero tremanti ai suoi piedi e confessarono di avere mancato. Egli subito perdonò loro la colpa, sapendo bene che essi, consapevoli della sua presenza in spirito, non avrebbero ormai più commesso quella trasgressione in sua assenza. Il fratello del monaco valentiniano sopra ricordato era un laico, ma uomo molto religioso. Egli soleva venire tutti gli anni, digiuno, da casa sua al monastero per raccomandarsi alle preghiere del servo di Dio e per visitare suo fratello. Un giorno dunque, mentre era in cammino per raggiungere il monastero, gli si accompagnò un altro viaggiatore che recava con sé qualcosa da mangiare strada facendo. Fattosi tardi, questi disse: «Vieni, fratello, mangiamo per non venir meno lungo la via». E l'altro rispose: «Non sia mai, fratello, non lo faccio, perché sono solito arrivare sempre digiuno dal venerabile padre Benedetto». A questa risposta il compagno di viaggio per il momento non replicò. Ma dopo aver fatto ancora un po' di cammino, di nuovo lo invitò a mangiare, e l'altro, che aveva deciso di restare digiuno, di nuovo non volle acconsentire. Il compagno tacque e accettò di proseguire ancora un poco insieme con lui a digiuno. Il cammino però si prolungava. L'ora si faceva tarda e la stanchezza ormai li opprimeva, quando lungo la via si trovarono davanti a un prato e a una sorgente.
con tutto quanto si poteva immaginare di più gradevole per ristorare le forze. Il compagno di viaggio fu pronto a dire: "Ecco l'acqua, un prato, un luogo piacevole dove ristorarci e riposare un poco per portare poi a termine senza fatica il nostro viaggio." La proposta suonava allettante all'orecchio, il luogo incantevole agli occhi. Persuaso da questo terzo invito, acconsentì e mangiò. Giunse in serata al monastero. Presentandosi al venerabile Benedetto, gli chiese la benedizione, ma subito il santo lo riprese per quanto aveva fatto lungo la via, dicendo: "Che cosa ti è accaduto, fratello? Il maligno avversario che ti ha parlato per bocca del tuo compagno di viaggio, non è riuscito a persuaderti né la prima né la seconda volta, ma alla terza ti ha convinto e ti ha sopraffatto, imponendoti la sua volontà." Riconoscendo allora lo sbaglio dovuto alla propria debolezza, quegli si prostrò ai piedi dell'uomo di Dio e si mise a piangere con veemenza la propria colpa, pieno di vergogna, perché si rendeva conto che aveva agito male sotto gli occhi del Padre Benedetto, nonostante questi fosse lontano. Pietro: "Vedo che il cuore del santo uomo aveva lo spirito del profeta Eliseo, anch'egli presente al suo discepolo lontano." Gregorio: "Per il momento, Pietro, conviene che tu non interrompa se vuoi ascoltare prodigi ancora più grandi." Al tempo dei Goti, Totila, loro re, aveva sentito dire che il santo era dotato di spirito profetico. Si diresse dunque al monastero, si fermò a una certa distanza e gli annunziò la sua visita. Dal monastero gli si diede subito risposta accogliente. Totila, però, diffidente com'era, volle provare se l'uomo di Dio possedesse veramente lo spirito profetico. Diede i suoi calzari a uno scudiero di nome Riggo, gli fece indossare abiti regali e ordinò di presentarsi all'uomo di Dio come se fosse il re in persona. Gli diede poi come scorta d'onore tre conti, Vult, Ruderico e Blindino, che più degli altri solevano stare con lui. Costoro, camminando al fianco di Riggo, dovevano simulare agli occhi del servo di Dio che egli era il re Totila. Aggiunse infine altre insegne e altri scudieri perché tutto l'apparato, onori e vesti di porpora, inducesse a credere che si trattava proprio del re. Quando Riggo, in sontuoso abbigliamento e scortato da una folla di ufficiali, fece il suo ingresso in monastero, l'uomo di Dio si trovava seduto al piano superiore. Vedendolo avanzare, appena poté farsi udire, gridò: "Levati, figlio, levati quello che indossi, non è tuo." Preso da timore per aver osato farsi gioco dell'uomo di Dio, Riggo subito si gettò a terra e così fecero tutti quelli che erano venuti con lui da Benedetto. Poi, alzatisi, non osarono più avvicinarsi a lui, se ne tornarono al loro re e gli raccontarono con quale rapidità erano stati smascherati. Totila venne allora personalmente dall'uomo di Dio.
quando da lontano lo vide seduto, non osò avvicinarsi e si buttò a terra. Il santo gli disse per due o tre volte: «Alzati!» Ma egli davanti a lui non osava alzarsi. Benedetto il servo del Signore nostro Gesù Cristo si degnò di andare egli stesso verso il re prostrato. Lo sollevò da terra, poi lo rimproverò per le sue cattiverie e con poche parole gli predisse tutto ciò che gli sarebbe accaduto, dicendo: «Molto male fai, molto ne hai fatto. Smetti finalmente di commettere iniquità. Tu entrerai in Roma, passerai il mare, regnerai 9 anni e nel decimo morirai». A queste parole il re rimase sconvolto. Chiesta la benedizione, si allontanò e da quel momento fu meno crudele. Poco dopo entrò in Roma, poi sbarcò in Sicilia. Nel decimo anno del suo regno, per giudizio di Dio Onnipotente, perdette insieme il regno e la vita. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.